Anche io aderisco alla campagna Io leggo a casa per Montesarchio Responsabile e vi leggerò una parte del capitolo 22 del mio nuovo romanzo, 100 grammi di sole. C'è qualcos'altro che posso fare per te? Lo fisso per un istante. Ho bisogno di tornare ai vecchi tempi e dimenticarmi del passato anche solo per un secondo. Così, come se i nostri continui spostamenti e la mia nausea non fossero già abbastanza, ci ritroviamo a raggiungere il retro di casa mia, il giardino arido e ora poco illuminato. Ci stendiamo sull'erba umida, le teste sotto il ramo sul quale si erge la casetta e gli sguardi rivolti al cielo stellato. Siamo fianco a fianco e posso quasi sentire il calore del suo corpo. Ho le mani intrecciate sullo sterno e la pancia che sbuca sotto di esse. Danny rotea la testa e mi guarda. Lo vedo con la coda dell'occhio ma fingo inconsapevolezza. Il mio respiro è corto, quasi affannato, il suo lento e rilassato. Rispecchiano un po' le nostre vite. È come se la mia esistenza stesse correndo in 1000 metri piani. Sono stanca e ho il fiatone, ma la linea del traguardo è ancora lontana, se non inesistente. Mentre Danny è il ragazzo rilassato di sempre e non ha nulla di cui preoccuparsi, perché il suo futuro e le sue scelte non incombono sulla sua testa come la spada di Damocle. Continuo a fissarmi e questo mi nervosisce, ma do la colpa ai miei ormoni impazziti quando scoppio a piangere di colpo. Le lacrime che scivolano lungo i lati del mio viso e finiscono dappertutto. Tra i miei capelli, nei fili radi dell'erba, dritte nei sentimenti di Danny, che devastato sospira e mi abbraccia. Ora è su di me, il suo respiro mi solletica il collo, il suo profumo dolce ma frizzante si infila prepotentemente nelle mie narici. Le sue braccia mi stringono mentre tenta di tenersi su, tanto da non schiacciarmi, mentre io continuo a piangere inerme, senza muovere neppure un muscolo. Riesco benissimo a vederla, la fine dei giochi.